troviamo nella grande Piazza Grande, che ufficialmente si chiama Piazza Napoleone. Però al centro della piazza, con lo sguardo rivolto al Palazzo Ducale, abbiamo l'ultima grande regnante provvisoria del Ducato di Lucca, tale Maria Luigia Giosefa Vincenza Antonietta. Questi erano i cinque nomi della regnante, la quale andò in carica dopo il congresso di Vienna nel 1815, quando Napoleone e tutti i suoi parenti messi a capo di questo e quell'altro piccolo stato dovettero ritirarsi. Maria Luisa di Borbone era figlia del re di Spagna, era stata maritata in giovanissima età, a 13 anni, nel 1795. Ebbe però il suo primo figlio, Carlo Lodovico, solo nel 98 del 1700. La regnante fece grandi cose a Lucca, continuando in qualche modo la politica di grandezza intrapresa già dalla precedente Elisa Baciocchi Bonaparte. Le opere ascrivibili alla Maria Luisa di Borbone a Lucca sono il Teatro del Giglio, che abbiamo poco distante qua nella piazza, e il Giglio, il sottointeso Giglio dei Borbone, il famoso acquedotto la cui costruzione fu affidata e curata dall'architetto Lorenzo Nottolini, varie modifiche in bello del Palazzo Ducale e poi addirittura l'orto botanico che tuttora funziona a Lucca, come del resto il Teatro del Giglio. Le commissioni affidate all'architetto Nottolini non furono soltanto queste, e sempre negli anni che seguirono la morte prematura della regnante andarono ad arricchire la città di Lucca in molti luoghi del centro storico. Oltre le opere appena dette, Maria Luisa voleva dotare Lucca di una vera e propria università. Si pensi soltanto che affidò all'architetto Nottolini il progetto e l'edificazione della cosiddetta specola che vedemmo tempo fa, e questa specola doveva essere l'osservatorio astronomico della Facoltà di Scienze Naturali. Questa università lucchese non fu ben vista dai fiorentini quando Lucca passò al Granducato di Toscana dopo il 1847 e quindi fu naturalmente chiusa. La Maria Luisa di Borbone terminò il suo regno nel 1824 e gli successe il figlio Carlo Lodovico. Ora, vedendo la statua, c'è la regnante vestita in abiti classici, modello peplo greco, che regge una sorta di scettro molto pronunciato, sormontato dal Giglio dei Borbone. Sulla sua destra, il lucchese medio pensa che quel giovinetto possa essere Carlo Lodovico, e invece no. Il Bartolini, che fu lo scultore, mise accanto alla regnante un giovinetto che però rappresentava il genio, e cioè la genialità nel condurre la politica lucchese. Con la sua mano sinistra, a simboleggiare che la politica dava anche buoni frutti, sorregge una cornucopia che era simbolo di ricchezza e opulenza nella classicità. Lucca deve molto a due donne, dapprima la sorella di Napoleone, Elisa, e Maria Luisa di Borbone.